Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Battaglia iPhone 12 versus iPhone 12 Pro. Quale dei due comprare? Entrambi stanno per uscire tra poco e la scelta è davvero dura. Lo scopo di questo video è riuscire a dare un consiglio a tutti coloro che sono indecisi tra questi due telefoni e capire quale può essere il migliore da acquistare tra i due. Se vorreste un altro video battaglia slash consiglio su quale iPhone acquistare, beh, lasciate tantissimi mi piace e raggiungiamo 6500 mi piace per il prossimo video battaglia. Ok, cominciamo a vedere quali sono le differenze tra questi due telefoni e poi alla fine vi dirò se io comprerò il nuovo iPhone 12 e se sì quale. Ma prima di partire volevo ringraziare il mio caro amico Wondershare per essere lo sponsor di questo video. Quest'oggi vi mostrerò un programma davvero figo. Roba che se l'avessi scoperto anch'io quando ho cominciato a fare video su YouTube mi avrebbe cambiato la vita. Link del download gratuito è nella descrizione. Ma di che si tratta? Il nome del programma è Wondershare Demo Creator ed è un programma spettacolare per chiunque volesse cominciare a registrare dei video, registrare lo schermo del PC, fare tutorial, video di gaming, qualunque cosa. È veramente semplicissimo, appena scaricato comparirà questo, cliccheremo acquisisci e guardate qui è già tutto configurato per avviare la nostra registrazione. Ok, per esempio ecco un tutorial, andiamo su YouTube, ecco come si fa a trovare il canale YouTube di Golden Jumpy. Tutorial molto complicato, sì. Ok, quindi si va su YouTube, si cerca Golden Jumpy ed eccoci qui sul mio canale. Non era tanto difficile. Il succo è che se dovete fare un tutorial o qualsiasi altra roba, questo programma lo fa in un attimo. Quando avete finito di registrare, vi si aprirà automaticamente un video editor dove mettere le vostre clip appena registrate e poi ci sono anche un sacco di effetti che potremo mettere facilmente sul nostro video. Adesso proviamo a registrare un gioco. Ed eccoci qui, scelgo il mio personaggio preferito che è Farah e distruggiamo qualche robot bastardo. Quindi ragazzi, come vedete questo programma è veramente semplicissimo da usare. E ora è il momento di suicidarsi. Ops, ho ucciso un robot. Quindi se vi serve un programma semplice e veloce per registrarvi, approvato, vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Piccola parentesi, l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro sono molto simili, per cui è davvero difficile scegliere quale dei due può essere migliore. Partiamo dal prezzo. iPhone 12 costa 939€ per la versione da 64 GB, mentre iPhone 12 Pro costa 1189€ per la versione da 128 GB. Ma dato che ha appunto 128 GB, lo andremo a confrontare con la versione da 128 GB di iPhone, che quindi sta al prezzo di 989€. Morale della favola, tra i due telefoni c'è una differenza di 200€. Non è una differenza esagerata, ma non è nemmeno una differenza piccola, per cui bisogna valutare. Le somiglianze tra questi due telefoni sono immense, le differenze sono davvero poche. Lo schermo è identico, alla stessa identica risoluzione e la stessa identica grandezza. Stessa cosa per la batteria, che si carica con la stessa velocità ed ha lo stesso numero di milliampere. Diciamo che le differenze principali sono tre. La prima è l'estetica, che non è da sottovalutare. Sono gusti personali, certo, ma personalmente preferisco l'iPhone 12 Pro ed anche i materiali sono più pregiati. Entrambi i telefoni sono molto curati ed esteticamente molto belli, ma devo ammettere che l'iPhone 12 Pro con i suoi bordi lucidi è qualcosa di veramente favoloso. Di certo non passano inosservati, soprattutto per il colore oro. Diciamo che sono un po' di parte, però cavolo, il colore oro di quest'anno è qualcosa di bellissimo. E poi mi piace tanto che abbiano ripreso il vecchio design dell'iPhone 5 per questo nuovo iPhone 12. Penso che l'iPhone 5 sia stato uno degli iPhone più belli che abbiano mai creato. E questa beh era la prima differenza. La seconda differenza riguarda ciò che c'è dentro il telefono. Non parlo del processore perché in entrambi è il medesimo, l'A14 Bionic. Piuttosto parlo della RAM. Anche se Apple non l'ha dichiarato, sembrerebbe che l'iPhone 12 ha 4 GB di RAM contro i 6 GB dell'iPhone 12 Pro. Cosa significa questo? Per il 90% degli utenti nulla. Per il 10% di utenti che rimane può significare una leggera velocità in più, delle prestazioni leggermente migliori in alcune particolari situazioni. Si tratta di una differenza importante? La mia risposta in realtà è no. È bene sapere che si hanno questi due
giga in più di RAM, ma non si tratta di un qualcosa di così importante che può determinare l'acquisto di un iPhone 12 Pro piuttosto che di un normale iPhone 12. Differenza numero 3, a mio parere quella più importante e anche quella che può determinare l'acquisto: reparto fotocamera. Ok, non fraintendetemi, entrambi i telefoni hanno una fotocamera che, beh, lo sapete, la fotocamera di Apple è la fotocamera di Apple, tanta roba. Soprattutto i ritratti a me fanno impazzire, sono ottimizzati alla perfezione. Adesso anche di notte sono uno spettacolo, quindi tanta roba. Partiamo dal presupposto che, come nell'anno precedente, la versione Pro ha in più il teleobiettivo. E questo di per sé, per chi punta tanto alla fotografia, può essere già una gran cosa. Come avete visto, abbiamo tre differenze principali. Tre differenze che si potrebbe dire hanno un valore di 200 euro. Vale la pena spendere questi 200 euro in più? Beh, dipende dall'utilizzo che si vuol fare del telefono. Lasciamo perdere l'estetica, lasciamo perdere i 2 giga in più di RAM. Consideriamo la fotocamera. Se amate la fotocamera, amate registrare video, perché anche nei video si ha un piccolo salto di qualità nell'iPhone 12 Pro. Se amate scattare foto o usare la fotocamera, non so, anche nel lavoro che fate, come ad esempio magari può fare uno youtuber con i suoi vlog, allora l'iPhone 12 Pro può essere la scelta adatta. Mentre se non avete bisogno di avere di una fotocamera leggermente superiore, potete andare tranquilli sull'iPhone 12. Perché quando si spende un migliaio di euro, mettere 200 euro in più non è che faccia questa gran differenza. Vediamo al dunque. Giampi, tu comprerai l'iPhone 12? La mia risposta, ragazzi, è sì. Ok, lo acquisterò. C'è qualcosa che non mi ha convinto. La cosa principale è la batteria. Mi rode un po' che la batteria non abbia raggiunto ancora gli standard di altri competitor, tipo carica rapida a 50 watt o cose del genere. Questo mi dispiace molto. Però quest'anno, dato che l'anno scorso ho saltato generazione, comprerò il nuovo iPhone. Quale acquisterò? Mi avete sentito parlare del color oro, no? Sapete già che acquisterò un iPhone 12 Pro. In realtà vorrei acquistare l'iPhone 12 Pro Max. È quello a cui punto di più, però il problema è che l'iPhone 12 Pro esce prima e non so se resisterò. Quindi anche se vorrei comprare il Pro Max, mi sa tanto che prenderò il Pro. Comunque sia, per questo video può essere tutto. Spero che vi abbia chiarito un po' le idee, abbia chiarito le idee a tutti coloro che fossero indecisi. Distruggete il pulsante dei like se vorreste un altro confronto sul canale e scrivete nei commenti quali devono essere i due telefoni del prossimo confronto. Seguitemi su Instagram e TikTok, mi trovate con il nome di Golden Jumpy. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti!